Con letteratura delle origini intendiamo le prime testimonianze letterarie in volgare, letterario colto, che precedono il dolce stil novo, una corrente poetica che prende forma e si sviluppa durante la seconda metà del 1200. Testimonianze che si collocano più o meno intorno al XIII secolo nel basso Medioevo. Nell'ambito delle prime testimonianze letterarie in lingua volgare, focalizzeremo la nostra attenzione su alcuni generi che di fatto sono quelli più praticati e di cui è attestata una produzione piuttosto ampia. Da una parte, la poesia religiosa che si sviluppa in particolar modo nell'area umbra e i cui autori più significativi sono San Francesco con il celebre Cantico delle Creature e Jacopone da Todi. Dall'altra, la lirica d'amore di ascendenza cortese provenzale che nasce in Sicilia con la cosiddetta scuola siciliana e si diffonde nell'area tosco-emiliana con la scuola siculo-toscana del XIII secolo.